I primi ricordi, io mi ricordo cosa mi raccontava mio papà, perché questa azienda qua è nata nel 62, no? Nel 62 è nata da mio padre e mio zio. E hanno iniziato come fabbri, facevano dei lavori delle finestre, facevano tutte queste baracchette qua. Poi pian pianino sono partiti e hanno cominciato a fare i rimorchi. Cominciato a fare qualche rimorchio e io mi ricordo che ero piccolino, ma durante le vacanze di estive il mio posto era qua. E pian pianino uno ha imparato tante cose, perché le prime cose facevi, pulivi l'officina, mettevi a posto le chiavi e poi pian pianino si impara il mestiere. I nostri lavori sono fatti di passione e di sacrifici, perché io ho 50 anni che faccio questo lavoro qua. Abbiamo visto tantissime cose, tantissime trasformazioni. Facilmente, già essendo in questo ambiente, sei più portato a proseguire il lavoro dei genitori o roba del genere. Poi ti viene la passione, ti viene quasi la malattia per questo lavoro qua, perché poi diventa una malattia. Ma io non avevo idea di fare questo lavoro da, chiamiamolo, ragazzino. Non era il lavoro, quello tra virgolette, dei miei sogni. E poi invece, man mano che sono andato avanti con il mio percorso degli studi, con la facoltà di ingegneria e tutto, ho capito di essere arrivato a un punto che dovevo scegliere tra andare in uno studio professionale o venire a lavorare qua con papà. Ma io sono felice che lui è entrato, perché vuol dire che stiamo portando avanti un'azienda da 50 anni, 60 anni. I primi giorni che venivo a lavorare, metà mattina, pausa, vado a prendere il caffè alla macchinetta, combinazione, arriva papà. Se questa è la prima cosa che mi ha detto, mi fa: ricordati che qua dentro non è che passi la giornata alla macchinetta, devi lavorare, non è che sei il figlio del titolare, allora hai dei diritti, hai solo dei doveri, più doveri che gli altri. Ha capito, nel mondo del lavoro la parentela esiste e non esiste, perché purtroppo bisogna raggiungere degli obiettivi, cioè non è che diciamo vabbè, dai, perché sei mio figlio, sei mio fratello, va bene anche tutto così, andiamo avanti, non va bene così. Perché io non volevo essere accettato dai dipendenti come è il figlio del titolare, allora dobbiamo dargli ragione a prescindere. Io volevo che venissi accettato perché ne ho le competenze, ne ho le abilità e posso confrontarmi con loro costruttivamente su tutto, non deve essere una cosa arrivata dall'alto. Quindi certo sono stato mesi, anni sotto esame. Mio padre e mio zio sono arrivati a una certa età, sono andati in pensione, parliamo degli anni 82-83, e io e mio fratello lavoravamo già qua dentro, e allora abbiamo preso noi, io e mio fratello, l'azienda. Però lì c'è di nuovo stato un altro salto, perché noi, mio padre e mio zio hanno lavorato su delle macchine dove al massimo in quegli anni lì le omologazioni erano ma 50 quintali a pieno carico, queste cose qua. Noi quando siamo arrivati c'è stata la trasformazione dei rimorchi con più portata, con le frenature pneumatiche e tutto. E siamo di nuovo ripartiti da zero, perché era di nuovo da progettare un altro tipo di macchina per il mercato. E qua siamo andati avanti, io e mio fratello, fino al 2016. Ok. Dal 2016 poi è entrato mio figlio. Un altro salto, perché sono entrate le omologazioni europee con la maggiorazione delle portate o roba del genere. Vuol dire che io ho passato tre tipi di momenti, ha capito? Dalla macchina proprio, se andiamo a vedere delle macchine costruite nel 60, la portiamo vicino a una di quelle che costruiamo adesso, dici: ma chi è quello lì che ha fatto quella macchina lì? Perché è una cosa da fantascienza, cioè è un abisso. Ma come siamo cresciuti noi, è cresciuta anche l'agricoltura, è cresciuto il cliente, è tutto un insieme che ti porta a questo. E poi dopo mi sono dovuto trovare a fare un confronto con persone che erano abituate alla carta e io arrivavo da un mondo digitale, tra virgolette. E un mondo che però purtroppo ho dovuto anche sbatterci la testa contro, perché tu arrivi dall'idilliaco mondo del Politecnico di Torino dove tutto è perfetto, nel mondo reale di una carpenteria la perfezione non esiste.
al Politecnico si parla di 0,1 mm, qua alla fine quando ho cominciato 0,1 mm poi ti mettevi col flessibile a tagliare perché non ci passava, era la realtà dei fatti. Io magari dicevo, ma dobbiamo perderci un attimo di tempo, disegniamolo, che così almeno, quando è così, due righe su un pezzo di carta e via. Alla fine adesso quasi che è diventato il contrario, perché ci sono delle volte che si sono veramente di fretta e dico, aspetta, facciamo uno scarabocchio che lo capiscono. No, ti metti lì e lo disegni bene. All'inizio c'è stata estraneità, poi adesso è diventata quasi la vecchia generazione che spinge per diventare ancora più nuova, no? Lei lo sa che un artigiano è un inventore. È un inventore, perché nel campo dell'artigianato qualsiasi artigiano ogni tanto deve inventarsi qualcosa. E anche nei rimorchi è stato così, perché c'era da fare la variazione di questo, poi c'era da fare un rimorchio con una sponda che apriva diversamente, bisognava studiarla, ma tempi indietro non c'era tutta la tecnologia che c'è adesso, perché oggi come oggi c'è un computer, c'è un ingegnere, c'è una progettazione. Una volta si prendeva su un pezzo di carta, si cominciava a disegnare sul pezzo di carta finché riuscivamo a inquadrare la macchina. Poi ogni tanto scherzo anche con i clienti dicendo che un tempo eravamo fabbri, oggi siamo diventati sarti, perché la macchina viene cucita su misura del cliente, quindi di routine non c'è nulla nel nostro lavoro. Questo è quello che ti appassiona nel nostro lavoro, perché tu parti da zero, perché la nostra azienda parte da zero a fare un rimorchio e lui esce fuori finito. Non abbiamo un assemblaggio di pezzi o roba del genere, noi partiamo da zero e finiamo la macchina. E vedere delle competenze che dal mondo esterno paiono quasi estranee al settore di un rimorchio agricolo, un rimorchio agricolo ha quattro ruote, un cassone, una sponda, ma dietro c'è un lavoro di ingegnerizzazione elevato, è una di quelle cose che mi fa svegliare al mattino felice di andare a lavoro, no? A me piace questo lavoro qua. Ma certamente in famiglia ogni tanto bisogna anche avere pazienza e staccare la spina in famiglia, però non è che ci riesci sempre. In qualsiasi lavoro, qualsiasi famiglia, le discussioni ci sono sempre, perché uno vuole fare una maniera, l'altro vuole fare un'altra, però dico sempre che col buon senso si raggiunge sempre dei risultati. I risultati li abbiamo raggiunti col buon senso, perché quando si fa un progetto, si va in una direzione del mercato, alla fine bisogna essere tutti e due convinti dalla parte che dobbiamo andare, perché uno non può andare a destra e l'altro a sinistra. E noi la fortuna è sempre stata quella che in queste discussioni abbiamo sempre raggiunto lo stesso obiettivo. Adesso che sono sposato, che prima sono andato a vivere da solo, la natura che ti portava a casa il lavoro è sparita. Ma c'è stato anche un momento in cui ti portavi a casa il lavoro non uno, ma ben due persone che lavoravano nella stessa ditta. E quindi c'era un intreccio di queste cose qua, magari dopo cena, ma come facciamo questo, come facciamo quello, come proseguire la discussione che hai avuto al pomeriggio magari. In tutto questo che stiamo raccontando, okay, forse c'è un particolare che nessuno non ci ha mai fatto caso, le nostre aziende vanno bene, sono brave o roba del genere, ma sono brave perché dietro di noi abbiamo degli operai che sono bravi, sono gente che ha voglia di fare qualcosa bene, è questo che porta avanti un'azienda. Abbiamo passato tre ere di trasformazione di macchine per l'agricoltura, cosa che continua ad andare avanti ancora adesso.